È volata, è volata. Danno da liquido, avevo la batteria inserita, ha preso l'acqua ieri o l'altro ieri, non so. È ancora bagnaticcio adesso. Mi voglio attaccare la tastiera a vedere se non si accende. 8-1. Tanto, voilà. Stessa cosa che da chiavetta. È qualcosa relativo alle schede video commutabili. 3 days later. Allora, qua vedete, abbiamo queste resistenze di pull up e pull down per UMA e discrete, e sono la RC29 e RC32, che potrebbe essere già qualcosa relativo a risolverci il problema. Magari impedisce lo switching delle due schede. Noi dobbiamo mettere praticamente la resistenza solo su UMA e non su discrete, perché deve risultare a massa R10. RC32, RC29. Qui abbiamo la RAM. Dovrebbe essere. Qua abbiamo la RAM, qua CPU, linea di condensatori, eccolo qua. R29 mi pare 2 da 10 kg, quindi dobbiamo solo spostare. Quindi facciamo la prova, dai, intanto ragazzi, volete che vi dica. Su internet non ho casistiche di queste cose, quindi ecco qua. Quindi qua infatti indica, poi non so se dobbiamo staccare l'alimentazione. Una scheda discreta, proviamo a togliere questo un attimo e lo mettiamo sicuramente mattina avrò le mani ridotte, non sono stato pietoso, ormai tanto è peggio, sia mattina che pomeriggio mi tremano senza senso. Lo sappiamo che 10 kg, quindi se andasse persa non è un dramma pazzesco. Andiamo a preparare lo stagno che sarà sicuramente ossidato sulla pista questa. Lo abbassiamo a 430. È volata, è volata. Questo succede quando si hanno i tweezer di ottima fattura. Vediamo se la troviamo ancora. Andiamo a prenderne una dall'altra scheda. Devo verificare tutti questi tweezer, mollarli un po', limarli, vedere un po' di trovarne uno degno di questo nome. È 8 kg, tutte da 8 kg, proviamo a toglierne uno. Guardate, guardate il flussante. Questo era un reflow chipset alla resina di pino, alla fresca resina di pino.
andiamo a misurare, vedere cosa mi dice, se non è, se non vola via. No, 8 kg, 8,15 kg, va bene, proviamo. Questo non è l'esperimento naturalmente. Quello che mi interessa adesso è che si accenda comunque senza la scheda video dedicata, giusto per avere. Ciao, arrivo! Caos! Caos si trova qua sotto i portici, girato a destra, 10 metri. Questo sarà interessante. Vediamo un po' se c'è lo schermo. Sì, buono. Proviamo a mettere il disco fisso. Allora. Accensione. Sarebbe spettacoloso, eh? L'avessimo già risolto. È inutile illudersi, ma... Sì, è inutile illudersi. Però proviamoci. Funziona, funziona! Oh, non ci credo, non ci credo! Appa. Risolto, grande! Grandioso! Riavvia! E adesso avremo un bel boot di Windows 10, dai, dai, ti prego! Fammi il boot, fammi il boot. Questo non ci speravo, non ci speravo proprio. Richiudiamo tutto, ordiniamo la tastiera di ricambio. Al momento possiamo rimontare questa se non ci scrive tasti strani. Tanto smontarla è abbastanza rapido. Naturalmente qua il PC è usato per videoscrittura, Word, robe del genere, quindi nessun problema a vivere con la scheda interna. Vengono anche i clienti normali. Poi non mi usa. One week later. Dopo una settimana, vi faccio vedere, sto cataclismo, la tastiera. Così andiamo a concludere. A concludere la riparazione. Uh-oh.